contatto con la piattaforma rivendicativa. Cioè io ritengo, così, anche alla luce dell'esperienza personale di un esperto, insegno all'Università Medicina del Lavoro, quindi un calcolo di tutti i prodotti che ne derivano, in condizioni di assoluta sicurezza, cioè come accade negli altri paesi stranieri, queste lavorazioni, queste sostanze oggi è possibile farlo migliorando la struttura tecnologica dell'unità produttiva in condizioni quindi di sicurezza per i lavoratori e quindi di sicurezza anche per l'ambiente esterno. Nel contesto completo, cioè dalla direzione, dagli amministratori, dai lavoratori all'interno dell'azienda. Cioè è stata una collaborazione unica e la cosa estremamente positiva era quella che mettevano in evidenza i lavoratori dicendo qui non è che noi vogliamo apparire come i difensori dell'azienda, ma vogliamo mettere in evidenza che noi abbiamo fatto la nostra parte per rendere questa azienda possibile di vivere e di lavorare al proprio interno. Direi che questa è la cosa positiva che noi abbiamo accertato in questa giornata. È evidente che diventerebbe difficile perché i problemi ci porterebbero oggi ad andare fuori dal seminario. Prendere contatto così da vicino con la realtà ci si rende conto poi che per quanto hanno detto i nostri colleghi alla Camera forse non corrisponde troppo al vero, perché come dicevo stamane nel leggere la relazione della seduta del 16 gennaio si arrivano a accertare primo la difesa a spada tratta dei lavoratori di questa azienda, quindi non ritengo stupidi i lavoratori che difendono un'azienda che può causare danno alla loro persona, danno irreversibile che porta alla morte. L'altro, ho dovuto constatare che l'azienda su pressione, su lotte svolte all'interno dell'organizzazione sindacale sta rimediando ad alcuni guasti che potrebbero arrecare danno ai lavoratori e danno all'ambiente. Qui ci troviamo in quella contiguità che purtroppo in certi momenti noi dobbiamo dissociare, perché la nostra è una commissione di inchiesta per l'accertamento delle condizioni dei lavoratori nelle aziende ed abbiamo avviso i membri della commissione di poter accertare e di accertare con i propri occhi quello che erano poi delle false notizie che per un certo inizio di seduta stamani mi avevano distolto da quella che era la realtà evidente, da quello che ho potuto poi affrontare con i miei occhi. Grazie. Io credo che sia opportuno poi rispondere alle domande per evitare, dico soltanto che anche da parte mia cioè sono venuto con degli anni 70 e all'inizio degli anni 80, in quel periodo noi abbiamo avuto una forte attenzione sui problemi della condizione operaia sui luoghi di lavoro. Tanto è vero che in quel periodo noi abbiamo avuto una crescita rilevantissima del prestigio e del potere del sindacato, a mio giudizio da attribuire molto alla cura, all'interesse, all'impegno che i delegati, i consigli dei delegati, il movimento sindacale esterno alla fabbrica hanno posto su questi problemi. Poi tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 non solo in Italia ma in tutti i paesi è nato il problema dell'ambiente. Veramente questo problema c'era anche prima, ma la sensibilizzazione della gente sui problemi dell'ambiente è nata all'incirca in quel periodo, in quella fase storica. E questo ha portato, in parte anche per l'indebolirsi del movimento sindacale, teniamoci bene, che è un dato reale, e poi anche per l'assillo che i movimenti ambientalisti, le organizzazioni ambientaliste, le associazioni ambientaliste hanno posto nella cura dei problemi dell'ambiente. La preoccupazione sui problemi ambientali è diventata prevalente. Io sono fra quelli, su questo naturalmente non è obbligatorio che siamo tutti d'accordo neanche da questa parte del tavolo, io sono fra quelli che ritengono che i problemi dell'ambiente sono problemi capitali. Questo sono proprio convinto e sono convinto che noi non abbiamo manco il diritto di degradare l'ambiente al punto tale che si determinino delle metamorfosi traumatiche nel territorio nel quale i nostri discendenti devono vivere. E penso che cose come quelle che si sono fatte a Torino i giorni scorsi, per esempio, siano di grandissimo interesse per diffondere a livello mondiale idee secondo le quali d'ora in poi almeno l'ambiente ha da essere uno dei condizionatori essenziali anche per ciò che riguarda il progresso. Io sono di quelli che pensano che l'uomo non si perda, che il progresso deve andare avanti, ma contemporaneamente io penso che bisogna considerare come un fatto progressivo, cioè di avanzamento culturale, civile, morale, materiale, quello che si realizza senza documento alla fine. Di questo sono convinto, quindi questo è un obiettivo che bisogna dare, bisogna affidare alla ricerca, all'esperienza umana. Un'azienda è un'azienda. Chi concepisce i rapporti all'interno della società come dei rapporti che non sono statici, non sono mai del tutto va bene madama la marchesa, ma sono invece il frutto di tensioni che si determinano fra le diverse componenti, tensioni che poi sboccano in quello che quando io ero ragazzo e studiavo forse troppo alcuni testi si chiamava il rapporto delle forze, il rapporto politico delle forze, non il rapporto fisico, ma il rapporto politico delle forze. Dicevo, io penso che ho costruito la mia cultura, quindi credo che ce ne siano anche degli altri da questa parte che l'hanno costruita così, la loro cultura. Penso che in effetti, essendo la Montedison una forza reale e non secondaria, essa influenza anche l'ambiente esterno, anche sul piano culturale, sul piano dell'informazione, sul piano del potere. Questo ho detto e di questo sono convinto. Naturalmente non c'è solo a Montedison, c'è anche tutto il resto del mondo e anche nel nostro mondo, in questo nostro mondo, diciamo che noi, ci sono i lavoratori, ci sono le forze politiche, le istituzioni, la scienza. Tutto ciò che può essere messo al servizio di una causa o dell'altra. E da questo nascono gli effetti. Quindi io ho constatato che c'è un impegno, ripeto, c'è un impegno che io considero molto interessante. Io ho visitato questa fabbrica tanti anni fa, insomma la storia era diversa. Non solo era diversa la fabbrica, come è evidente, sono passati 35 anni, ma insomma era diverso anche il clima che c'era dentro questa parte, allora, rispetto a oggi. Allora non si chiamava Montedison e non c'era nessun Gardini padrone, si chiamava Montecatini ed era una fabbrica fatta così. E allora di Monti Acna ce n'erano due, c'era questa e c'era quella di Cesano Madera. Adesso c'è soltanto questa. Allora era peggio, ma tante cose. Al lavoro dell'anno. E allora io il discorso dell'ambiente mi venne dai contadini, io me lo ricordo, dai contadini, i quali vennero a protestare perché non si crescevano più gli olivi in questa valle. Questo me lo ricordo. Gli olivi? No, gli olivi. Le viti. Le viti, ma pareva gli olivi. Insomma, protestavano per questa ragione. Dopodiché si andò anche dal giudice, il quale purtroppo ci chiede. Il mondo è cambiato molto da allora, il che non significa affatto che non debba cambiare ancora di più. Naturalmente, questo è il mio troppo lungo risposta. Prego. Presidente, quando pensate di concludere il vostro lavoro sull'ACNA? Noi il lavoro sull'ACNA lo concluderemo quando concludiamo il lavoro della Commissione. La Commissione ha un tempo di lavoro previsto che è di 10 mesi, però nello stesso tempo che è previsto il tempo di lavoro è anche previsto che se entro 10 mesi non si finisce, Poi si deve fare in ogni caso entro quel tempo una relazione all'Assemblea del Senato, cosa che in ogni caso faremo. E io dico francamente che non sento molto l'assillo di finire subito, sento l'assillo che lungo la strada si possano già ottenere dei risultati, se è possibile. Questo sì. Rispetto alla Montedison, lei diceva, parlava di questa grossa forza della Montedison, innegabile evidentemente. La cosa brutta qui è che la Montedison si lamenta esattamente del contrario, cioè di essere assolutamente bistrattata dall'opinione pubblica, di essere soggetta a una campagna denigratoria, che si dicono molte cose false sul conto dell'ACNA, non della Montedison. Per singolare, per rispondere tu, Nebbia, a questa domanda. Scusa, perché vorrei che anche tu dicessi la tua, tu non sei un estraneo a queste tematiche, vero? Voi sapete che è il senatore Nebbia, poi dopo solo questo è importante, ma non è quella cosa per la quale io ti ho dato la parola. Quindi è meglio che tu dica che cosa sei in realtà. Faccio il professore di merceologia, cioè di una disciplina che si occupa di come si fabbricano le merci. Oggi abbiamo visto un posto dove si fabbricano delle merci, che sono fabbricate con degli impianti, che sono fabbricati da dei lavoratori. E allora, prima di rispondere direttamente alla domanda, io direi che quello che noi abbiamo visto mi ha dato l'impressione che è così perché è stato ottenuto con decenni di lotte. Il Presidente Lama ricordava l'ACNA di 25 anni fa, 35 anni fa, vorrei sapere, sarebbe interessante sapere come sono andate le diverse tappe per arrivare alla fabbrica di oggi. Da questo punto di vista direi che, non vogliamo usare un vecchio termine, che la contestazione da parte del movimento ecologico e da parte del movimento dei lavoratori, cioè direi rivendicare la il diritto di lavorare nel rispetto della propria salute, non ha avuto affatto un carattere persecutorio, tutte e due le contestazioni, nei confronti delle aziende, ma ha fatto crescere le aziende e quindi ha permesso che le fabbriche siano più accettabili nel territorio e meno nocive per i lavoratori. Ma noi siamo qui non per analizzare il presente, per confrontarlo col passato, quindi anche le analisi epidemiologiche sarebbero di grandissimo interesse, purtroppo avremmo bisogno di avere i dati del passato da confrontare col presente, la frequenza di malattie dei lavoratori, la frequenza di tumori, hanno interesse, ma a noi interessa in questo momento capire che cosa si può fare domani, che cosa si può fare in futuro, e che cosa possono fare le istituzioni in futuro. Ecco, da questo punto di vista mi pare che ci siano rimaste alcune cose da chiarire, da approfondire, lo faremo lavorando nei mesi che seguono, no? È sufficiente la presenza dei presidi multizonali, il coordinamento, mi pare che ci siano due USL, una che ha il presidio multizonale e l'altra che ha competenza territoriale, questo coordinamento è realizzato, il raccordo, organi di tutela della salute e il massimo responsabile della salute pubblica che è il sindaco è realizzato in maniera soddisfacente, il raccordo fra lavoratori è emerso da un articolo molto interessante col consiglio di fabbrica, che sono loro che hanno i dati o che hanno alcuni dati, i dati degli infortuni, e questi infortuni non è soltanto quello che muore schiantato di tumore, ma i infortuni che si verificano sul lavoro, quanti sono, che tipo di malattia, anche le piccole cose, perché siamo reduci da una zona, quella di Santa Croce sull'Arbico, gli incidenti sono che la gente scivola sul tessuto, sul pavimenti untuosi e così, e anche questi sono miglioramenti delle condizioni di lavoro. Insomma, io credo che studiando nei confronti delle imprese, io sono convinto che se cresce è l'attenzione per l'ambiente esterno e l'attenzione per l'ambiente interno, attraverso questa crescita si fanno crescere le imprese. Non dimentichiamo che il mitico 1992 raffronta, porterà a confrontare e le imprese di oggi italiane, con imprese che il nostro cammino l'hanno fatto da tempo, in parte no, ma è su questo livello, sull'essere più rispettosi dell'ambiente esterno e dell'ambiente dei lavoratori, del corpo dei lavoratori, che si fa la grande gara per essere imprenditori nel futuro e per essere cittadini nell'Europa. Altre domande? Se non ce n'è nessun'altra, io vi ringrazio per questa pazienza con la quale ci avete seguito, non solo in questa conferenza stampa, ma nel corso dei lavori di questa mattinata. Voglio che non vi sfugga il tipo di composizione, in verità eterogenea, non omogenea della nostra Commissione, ma forse anche per questo interessante. È un po' casuale questa composizione, non per questo meno interessante. Alla mia destra c'è un professore di medicina del lavoro, ordinario all'università, laggiù in fondo all'estrema sinistra c'è un altro professore universitario di merceologia industriale, e poi ci sono invece altre persone come me. Voi sapete cosa sono, cosa fanno: il senatore Bozzello, il senatore Florino, il senatore Casadei Lucchi, persone che hanno avuto responsabilità nelle amministrazioni, nelle fabbriche, a seconda dei casi, ciascuno con una propria esperienza, con una propria vita, diciamo così, specifica, come avviene in tutti gli uomini, ma insomma in questo caso noi siamo insieme, fatti così, provenienti da tante parti, come esperienza umana, come esperienza culturale e anche come esperienza politica, ma messi insieme al servizio di questa causa che noi tutti insieme consideriamo una causa degna di ricevere il massimo di impegno e di interesse da parte degli uomini di buona volontà. Noi credo che siamo degli uomini di buona volontà, almeno in questo campo, e pensiamo di poter contare anche sulla buona volontà vostra per corredarci di quelle ulteriori informazioni e documentazioni che saranno necessarie per fare in modo che le nostre deliberazioni, le nostre proposte siano le più efficaci possibile. Vogliamo dare ancora una volta i nominativi dei presenti. Voi sapete chi io sono, il senatore Bozzello Verole è qui alla mia sinistra, socialista, Archivede Casadei Lucchi comunista è là, Florino Movimento Sociale e fra Bozzello e Lucchi, il senatore Rizzonico è alla mia destra e infine il senatore Nebbia è all'estrema sinistra, democrazia cristiana, il senatore Nebbia è all'estrema sinistra. Io non credo però che dalle parole di quelli che hanno parlato, e ho finito davvero, voi abbiate potuto sapere, prima che si dicesse l'attribuzione del partito di ciascuno dei presenti, se non li conoscevate già, che appartenevano l'uno a un partito all'altro, e questa è una bella cosa, Grazie. Grazie. Speriamo che non